Grande partecipazione, il problema è sentito ad Alcamo, non solo dagli studenti, ma anche dalle istituzioni, sia locali che regionali. Dal punto di vista di sindaco, quale può essere l'azione per non far sì che questi 700 alunni l'anno prossimo vadano all'istituto di Sasi? Ma io credo che oggi abbiamo una priorità su tutte, che è quella di impedire che il commissario che oggi rappresenta l'ex provincia continui con questa scelta, quindi dia seguito alla scelta di recedere dal contratto. Credo che innanzitutto il commissario debba a questo territorio e alla scuola in particolare dare la possibilità di avere un orizzonte temporale che sia idoneo, compatibile con la possibilità di avere un'alternativa che sia valida. Non ci si può dire oggi, per l'anno prossimo, che la scuola andrà a Calatafimi senza darci un orizzonte temporale che sia quello giusto, consono, per poter avere un'alternativa valida. L'alternativa valida è un istituto vero, moderno, nuovo per l'Istituto Olmayer che è nato ad Alcamo, si è sviluppato ad Alcamo, è cresciuto ad Alcamo e deve continuare a crescere ad Alcamo. Il comune ha qualche cosa in serbo per far sì che possa nascere questo istituto? Allora, noi abbiamo sicuramente tutta la volontà di seguire questa vicenda, facendocene carico per quello che possiamo e accompagnando tutta la scuola e tutta la comunità in questo percorso. È chiaro che da parte nostra abbiamo un raggio di azione che è in qualche modo limitato al fatto che ci dobbiamo comunque rapportare con l'ente, il libero consorzio, ma domani probabilmente di nuovo con la provincia, stando alle ultime novità che vengono dall'ARS. Alcune delle azioni positive che possiamo fare sono per esempio quella di individuare qualche aula per diciamo provvisoriamente ospitare parzialmente, però almeno in questo momento, l'istituto e poi ragionare insieme con tutto il Consiglio Comunale sull'individuazione di un'area che si può adibire poi alla costruzione eventualmente della scuola. È chiaro che in questa vicenda però ha un ruolo fondamentale la provincia, quantomeno ecco, non soltanto al fine di continuare questo affitto per il tempo che sarà necessario, ma anche nell'avviare una programmazione seria di lungo periodo. La provincia può e deve assolutamente programmare l'acquisto di un edificio o la costruzione di un edificio che sia ad Alcamo. Questo spostamento, se dovesse succedere, significa una grossa perdita per Alcamo perché molti studenti magari abbandoneranno questo istituto che comunque già si è messo in evidenza per ottime cose e per un sindaco, diciamo, non è una cosa molto positiva. No, non lo è veramente per il sindaco, ma per tutta la comunità che io rappresento. Io credo che questo sia un percorso, tra l'altro purtroppo sia una cronaca annunciata. È chiaro che questa virtuosità, questo virtuosismo della scuola si è creato ad Alcamo, che diventa appunto riferimento per tanti comuni che sono oggi rappresentati, tra l'altro a Centro Marconi, in questo consiglio aperto anche da tanti colleghi sindaci. E questo vuol dire che c'è un apprezzamento per il lavoro che si fa, per un lavoro che si fa ad Alcamo. E quindi ritengo che non abbia veramente senso sotto il profilo della logica, e quindi entro nel merito della scelta, quello di considerare replicabile questa virtuosità in un'altra città. È come se ci dicessero di portare un'azienda che qui funziona bene dall'oggi al domani a Palermo. La scuola non è un'azienda, anzi si nutre della passione dei professori, dei bidelli, dei presidi, come diceva lo stesso preside, e questo non è assolutamente replicabile.